Ottimo! Che facciamo oggi? Alla prossima, boss! Bentornato! Visto? Gran bella roba! Ottimo per i bersagli a distanza! Gale ti ha fatto raspare Gale ti ha fatto raspare nell'immondizia, eh? Gale ti ha fatto raspare nell'immondizia, eh? Invece di frantumarsi in schegge? Questi proiettili rimbalzano quando colpiscono, ma una volta sola, perciò stai attento all'angolo di tiro. Invece di frantumarsi... Ci vediamo! Aspetta, questo è il mio fucile da caccia. Bello! Facciamolo! Non si è mai abbastanza protetti, giusto? In realtà, se lo rinforzo ancora rischi di cadere, quindi meglio fermare. Alla prossima, boss! Ci siamo. È ora di andare? È letteralmente ora di andare? Perché, senti, amico, lo sai che non c'è ritorno dopo questo. Meglio prepararsi bene ora, organizzare un paio di migliorie. Meglio farlo prima di dare il via alle feste. In realtà, aspetta un attimo, c'è ancora un'altra cosa che devo fare. Ok, beh, quando hai finito con le tue faccende, prima di dichiarare guerra a Nevek, vieni a trovarmi. Perché sono davvero pronto a dare tanti calci in culo. È ora di andare? È letteralmente ora di andare? Perché, senti, amico, lo sai che non c'è ritorno dopo questo. Meglio prepararsi bene ora, organizzare un paio di migliorie. Meglio farlo prima di dare il via alle feste. È ora di andare, Gale, in sella. Ti spiego tutto una volta partiti. Quindi aspetta. Nushi è da dove arriva l'energia termica pura. E riesce a guarire le ferite. E ha aiutato i coloni a sopravvivere per 40 anni. Ragazzo, sistemata la faccenda, rivedremo tutto in dettaglio sulla via verso la Terra. Giusto, giusto, perché noi, tu ed io, stiamo per dirottare la nave di Heisenberg, e magari senza morire. Senti, una cosa per volta. Assicuriamoci che non possano chiamare soccorsi e che la Nevek non possa più tornare su questo pianeta. Vedi di sabotare il trasmettitore. Lui è in grado di farlo. No! Da dove diavolo spunta? È furtiva. Ti ci abituerai. Non c'erano adulti a disposizione. Ehi, senti chi parla. Nessuno è intelligente o leale come lui. Fidati di me. Lo sapremo molto presto.
Cos'hai, Lizia? Ho un bel po' di C4. Oh, questo sì che è figo. Sentito, ha del C4. Avvia il montacarichi. Sì. Ciao, Gale. Piacere di conoscerti. Benvenuto nella squadra, Jim. Mi chiamo... Parli in modo strano. Come ti chiami, signorina? Ragazza, donna, persona. Mira. 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 È spagnolo, per caso? Senti, non so cosa chiedere a qualcuno di un altro pianeta, ok? È roba nuova per me. Pensavo di iniziare con la conversazione base, ma pare che voi gente non ne siete ancora capaci. Ma va bene, sono passati solo 40 anni, niente fretta. Parli in modo molto strano. Jim? Ho ragione? Stai facendo un ottimo lavoro, ragazzo. Ora, quando saboti l'accesso diretto, devi uploadare questo per la trasmissione. L'ho messo insieme io ad alcune chiamate d'emergenza. Tipo, moriremo tutti, non venite qui per nessuna ragione, roba del genere? Quello è il succo. La Nevek non voleva venire finché Braddock non l'ha convinta. Dobbiamo assicurarci che sia troppo costoso tornare una terza volta. Se c'è qualcosa che importa alla Nevek è il fatturato. E bisogna distruggere il canale prima che Heisenberg possa dir loro di nusci. Se sentono della riserva madre dell'energia termica pura, torneranno. Mira, pronta con gli esplosivi? Sì, ho appena identificato i supporti portanti della struttura. Dovrebbe crollare a dovere. Maledizione, sono qui. Non doveva essere sorvegliato. Energia offline. Hanno tolto la corrente, siamo bloccati. Allora andrò a farci ripartire. Copritevi e state fermi lì. Essere di Diaz. Non vedo altra scelta. Ora che so la verità, ora che l'ho vista con i miei occhi, il mondo deve sapere, tutti devono sapere cos'è Nevek, cos'è diventata, di cosa è capace. Qualcuno deve dirglielo, devo dirlo a tutti, ma so che stanno ascoltando, lo fanno sempre. E il modo per superarli è andare in alto. Sì, sì, bisogna andare in alto. Thank you.
di sistema. Riavvio di sistema. Sistema attivo e pronto. Thank you.
Gale, mira, sto riattivando il montacarichi. Affermativo. Penso dovresti dire qualcosa tipo ricevuto. Jim, affermativo va bene lo stesso? Venite qua su. Ah, che brontolone. E pensa che ha appena dichiarato guerra a una società interplanetaria. Aspetta, è ancora acceso. Jim, l'ho buttato fuori. Lui non era necessario, giusto? Divertente. Mi divertono le battute dove io muoio. Sono nervoso, voi siete nervosi? Dio, sono davvero rompipalle a questa altitudine. Portalo al trasmettitore. Una volta sbloccate le porte del montacarichi, sali sul rig. Io scenderò a piedi e coprirò i fianchi. Ok, rimani in contatto e non andare troppo lontano. Ti voglio vicina al momento di piazzare gli esplosivi. Jim, possiamo farcela, vero? Non preoccuparti. Che tipa? Già, immaginavo che l'avresti pensato. Pensi che abbia un fidanzato? Probabilmente è un fidanzato. Gail? Sì? Non è il momento adatto. Giusto, giusto, mi concentro. Ok, devi prendere i rig e andare a orientare la parabola del satellite. Stanno arrivando e sono tanti. Sto indietreggiando. Ok, quindi prenderò quello come un segno di darmi una mossa. Ma dai, stupida schermata di caricamento. Ok, sto entrando nel sistema. Non lo faccio da un po' di tempo, quindi abbi pazienza. Usano ancora il Nevos 92, che è davvero super easy da girare. Sta fermo lì e assicurati che nessuno mi attacchi alle spalle. Richiamano il montacarichi. Dovremo trovare un'altra via per scendere. Mi faccio strada per tornare su da voi. Come va, Gale? Amico, ho appena iniziato, mi serve più tempo. Jim, arriva l'incrociatore della Nevec. Credo ci sia l'intero esercito per fermarci. Aspetta, ci stanno oltrepassando, lo vedi? Dove diavolo stanno andando? Jimmy, il montacarichi sta tornando su da te. Preparati. Sono Renard Laroche, in nome di Nevec. Hai l'ordine di fermarti e di tornare alla base, sotto la mia custodia. Laroche, non serve che ti mischi in questa faccenda. Risparmia le bugie. Il colonnello Heisenberg ci ha detto dei tuoi piani. Collaborare con i pirati della neve e sabotare la missione e rubare tutta l'energia per te. E tu ci credi veramente? Non cercare di negarlo. Abbiamo già trovato i tuoi amici. Il loro accampamento è sotto assedio mentre parliamo. L'incrociatore si è diretto verso casa. È tutto ok, Mira. Vai. Per quel che vale, l'upload sta funzionando, credo. Ma senza Mira come facciamo a farlo saltare in aria? Le nostre priorità sono cambiate. Laroche, non ho nulla contro di te. Non deve finire così. Ho visto con i miei occhi i tuoi incontri segreti con loro nelle lande ghiacciate. Braddock forse non capisce chi sei veramente, ma io sì. Chi credi che abbia chiamato il Nevec qua giù? Tu. Stupido figlio di puttana. Basta! Dopo che avrò distrutto il tuo rig, ricorda Peyton. Tutto questo è colpa tua. Dai, Peyton! Non rendere le cose ancora più difficili. Apri gli occhi, Laroche, ti prendono in giro. Se non avessi nulla da nascondere, ti saresti già arreso. Dov'è il suo generatore principale? Ok, nei modelli 286 è dietro la clavicola destra. Attacca la forza destra!
a Benok, dopo tutto quello che ha fatto per noi e per te! Se la smettessi di fare il gradasso come al solito, potrei spiegarti. Non so cosa dire, amico. Hai dei seri problemi. La trasmittente scoperta. Afferra le facce giù pesante. In questo momento, davvero. Per tua fortuna Heisenberg ti vuole vivo, ma non ha detto nulla riguardo al farti del male. Sì, ok. Uno, cercherei di non farmi colpire da quello, e due, distruggi il rivestimento delle anche. Ho un'idea per riuscire a rallentarlo. Mostra pietà per questo bravo uomo! Eri uno di noi una volta!
Non so perché tu mi abbia rapito e costretto ad aiutarti, ma so che non sei un assassino! Bella pensata, ragazzo. Vai ad aiutare i tuoi nuovi amici adesso e lasciaci andare! Ok? Mi senti? Dai, Macho Man. Chiamiamo Braddock e torniamo a casa. Ed è stato così che Gale si è guadagnato una tregua. Ma i dimenticati al campo, beh, non sono stati altrettanto fortunati. Mira, sono al campo, rispondi. Mira, dove sei? Ah, dannazione. Jim, stai attento. Ci sono soldati in tutto il campo. Non siamo riusciti a fermarli. Soichi si è ritirato nelle sue camere. Trovalo prima di loro. Thank you.
Ci hanno assaliti prima che potessimo attaccarli, ma eravamo pronti e meglio armati di quanto credessero. Abbiamo difeso i cancelli per permettere a Potorti di portare via i bambini. Molti coloni si stanno ritirando nelle caverne. Le truppe di neve che li stanno inseguendo, ma non li troveranno. Noi però dobbiamo nasconderci prima che ritornino. Mira è arrivata? Sì. Cercava suo padre. Thank you.
Dici solo che cosa nascondevate qui. Io sono un uomo ragionevole, ma il signor De Green qui invece è più un tipo da prima sparo, poi faccio domande al padre della defunta. Scegli tu, ma devi scegliere in fretta. Ti credo. Gettala, Peyton! Non ti credere un grande eroe, colonnello. Sei solo un cazzo di assassino fuori di testa. Mi sa che siamo in stallo, Peyton. Ma cambieresti opinione se sapessi come stanno davvero le cose. Sì, non vedo l'ora di scoprire la nuova bugia che Nevek ha preparato per noi. Tesoro, ho poco tempo. I disordini si stanno diffondendo e non siamo più al sicuro. Ci sono degli uomini di Nevek qui. Porteranno me anche in custodia protettiva. Volevo solo dirti che stiamo bene. Non ti preoccupare per noi, caro. Ti amo. Non lo faresti. Allora, Peyton, ripetimi che cosa pensi di me. Prenderemo Jim Peyton in custodia. Abbiamo scoperto a collaborare con una fazione di pirati della neve che cercava di fermare l'operazione di Nevek. Preparatevi per l'interrogatorio. Ricomincia di nuovo. Tutto da capo. Non sei venuto qui per fare domande. Tieni gli occhi aperti. Chiederebbero la linfa al pianeta. È giusto che tu sappia la verità. Posso mettere agli uomini di altra cosa. Se Nevek viene a sapere di questo, Nevek non ti darà mai. Sapere di nessuno. Usa l'energia termica stessa come risuonatore, il che dovrebbe essere molto efficace sui branchi di Ecride. Devo solo terminare di mappare le frequenze. È un lavoro delicato, pieno di pericoli, ma nel tempo mi aspetto notevoli risultati. Molto interessante, dottor Kovacs. Ma non credo che le servirà davvero tutto quel tempo. No, fermo! Molto interessante. La ragazza che tengono nel mio ufficio, lei fa parte della prima colonia, vero? Erano rimasti alcuni sopravvissuti tutto questo tempo, poveri innocenti bloccati qui per salvarmi la vita. E tu mi hai tenuto all'oscuro di tutto. Mi hai mentito per proteggerli, non è così? Sì, è vero. Mi dispiace. Ancora troppo presto. Qualunque sia la natura di questa Nushi, ci serve più tempo per studiarla. Queste note della dottoressa Roman sono un buon inizio, ma quando potrò parlare con lei? Temo sia chi è il dottore. Deceduta. Deceduta? Ma ciò rende quasi inutile il suo contributo. È stata una decisione di gestione del personale molto discutibile. Nessuno è al di sopra della missione. Dovrebbe ricordarselo bene anche lei, dottore. Ma che diavolo è quel beep? Jim, qui Braddock. Non dire.
dire nulla. Non c'è molto tempo, quindi ascolta attentamente. Ti hanno dato del sodio veribarbitale, ma ora dovresti aver ripreso conoscenza. È un siero della verità narcosintetico che Nevek usa per gli interrogatori. Non so cosa tu abbia detto ad Heisenberg, ma non credo che tu abbia più segreti. Ora ti tirerò fuori da lì, ma devi fare esattamente ciò che ti dico. Tra circa 30 secondi. Phil, no, non posso. Hanno Grace, hanno mio figlio. Mi sono arreso per proteggerli. Jim, se lasciamo che facciano ciò che vogliono, nessuno è al sicuro. Tranquillo, ho un piano per la tua famiglia. Non lascerò morire altri innocenti. Se avevi fiducia in me, devi averne anche ora. Qual è il piano? Dimmi. Una cosa per volta. Prima ti tiriamo fuori di lì. Aspetta. Protocollo di evacuazione. Via. Questo non dovrebbe succedere. Mi aiuti! Ora sì che ragioniamo. Ok, piazza pulita. Spero che tu sappia che diavolo sto facendo. Di suicidarmi.
recupera le tue armi. Sono nella stanza dietro l'angolo alla tua destra. Quando sei pronto, fatti strada verso l'hangar e attendi nuove istruzioni. Spero che tu sappia che diavolo sto facendo. Di suicidarmi. Sono di evacuare l'hangar e di raccogliersi alla stazione Delta. È tutto molto pericoloso per loro e di certo non potrà che peggiorare. Ehi, guarda, Jim è libero. Quindi hanno finito con quelle stronzate dei pirati della neve? Non proprio, Braddock mi ha liberato, ha un piano. Dice di dirigervi tutti alla stazione Delta, velocemente e senza farvi vedere. Ditelo in giro, ok? Aspetta, Jim. Non mi sembra che tu stia scappando alla stazione Delta. Se vai a fare a botte, vengo anch'io. Non credo che il piano sia ribellarsi contro mercenari ben addestrati. Evitiamo un bagno di sangue, se possibile. Portate tutti alla stazione Delta, ci vediamo lì. Non capisco.
dopo tutto quello che ho fatto. Sì, hai fatto un casino, ma sei della famiglia. Hanno bloccato l'accesso a questo ascensore. Ora provo con l'altro. Che cavolo sta succedendo? A chi stanno sparando? A me. Stai indietro. Braddock vuole tutti alla stazione Delta. Non finché anche tu sei al sicuro. Figli di puttana, vi pentirete del giorno in cui siete venuti da noi. La Nevek ha abbandonato l'ultima colonia e farà lo stesso con noi. Questa squadra non è sopravvissuta così a lungo su questo pianeta per arrendersi a dei porci. Jim, stavi venendo a salvarmi? Beh, forse. Stai bene? Non sono sicura. Mi sento strana. Ti hanno drogata.
Passerà. Dobbiamo andarcene da qui. Puoi correre. Non lo so. Cosa le hanno dato? Sodio, una brutta cosa. Puoi tenerla d'occhio? Certo. Vai a fare quello che devi fare. Grazie, Birdy. Andate alla stazione Delta appena potete. Phil, è libera. E ora? C'è il finimondo qua giù. Il tuo rig ci servirà per il resto del piano. Ci sono ancora un bel po' di nemici tra me e Gertie. È il momento della fase 3, allora. Mayday, Mayday, Mayday. La Coronis è sotto l'attacco dei pirati della neve. A tutte le unità neve, accorrete. Ripeto, tutte le unità neve alla Coronis. Abbiamo del lavoro da fare.